Sì, oggi parliamo di corruzione, che è una cosa più insidiosa, ma la lotta alla mafia è e deve rimanere un presidio di tutti. In vista di Expo, come Regione abbiamo preso tante iniziative, abbiamo sottoscritto un protocollo con il Ministero dell'Interno e il Comune di Milano, Expo Mafia Free, soprattutto per quanto riguarda il controllo sugli appalti. Ci sono tante strutture che controllano e bisogna sempre tenere alta la guardia. È un grande affare, Expo, tanti soldi, e quando ci sono tanti soldi c'è l'attrazione fatale della criminalità organizzata, ma c'è l'impegno di tutte le istituzioni. È un impegno severo e filtri molto forti, quindi sono ottimista che riusciremo a fare davvero un Expo Mafia Free. E c'è poi la vicenda dei separatisti, dei secessionisti veneti, un nervo scoperto, un segno della difficoltà di questo paese? Ma mi sembra veramente una vicenda surreale, perché sono stati arrestati per aver detto al telefono basta tagliare il salame, dobbiamo armare la dinamite, qualcosa del genere. Mi vengono in mente espressioni simili usate dai leghisti per tanti anni, o per aver fatto questa parodia di carro armato. Non hanno fatto... Mi sembra veramente un mettere in galera le idee, mettere in galera le opinioni, ed è prova di debolezza questo. Questo non farà altro che rinfocolare la spinta indipendentista e separatista dei Veneti, e non solo dei Veneti, questo è poco ma sicuro. Un intervento muscolare e muscoloso che è assolutamente abnorme rispetto all'entità dei fatti. La clandestinità non è più un reato? È un'altra sciocchezza questa, perché il segnale che dai all'altra sponda del Mediterraneo è: venite pure in Italia, non sarete mai espulsi e non vi succederà nulla. Le grandi organizzazioni criminali, quelle che fanno il traffico degli esseri umani, sanno bene le situazioni di ogni singolo paese e fanno andare i flussi da una parte o dall'altra a seconda di qual è il sistema giuridico che c'è nei singoli paesi. La Spagna li respinge, noi li accogliamo, arriveranno di più. Questo è l'unico risultato, sarà questo, che arriveranno flotte di barconi, purtroppo lo dico. È una cosa ideologica, è stata una decisione tutta ideologica, ma il risultato sarà assolutamente controproducente, sarà un boomerang.